ritrovati all'appuntamento quotidiano della ricetta del Bobadilla. Questa sera andrò a presentare una ricetta con dei bianchetti, dei rossetti, questa neonata di pesce. Abbineremo degli asparagi e faremo questa frittellina. Il primo lavoro che andremo a fare è quello di prendere questa neonata di bianchetti. Praticamente sono la neonata delle alici, delle acciughe, di tutto il pesce azzurro. Vado ad aggiungere dell'uovo all'interno, del sale, asparagi che andrò a tagliare finemente, aggiungo all'interno. Nel frattempo vado a scaldare la mia padella. Aggiungo all'interno del prezzemolo fritto, miscelo il tutto, poi utilizzo del burro chiarificato perché mi permette di fare delle fritture ad alta temperatura, visto che il burro chiarificato arriva a una temperatura di punto fumo intorno ai 200 gradi. Questo mi permette quindi di alzare un attimino la temperatura della pentola. Miscelate per bene questi bianchetti, questa frittata, e poi andiamo a posizionare in questo modo. Così. Ok, una volta inserite all'interno diamo una leggera cottura da un lato, poi le giriamo e coloriamo anche dall'altra parte. Come si può ben vedere dentro, faccio vedere, belle colorate esternamente. Una volta cotte, ben colorate, le vado a togliere, mi preparo vicino della carta assorbente in modo che assorbano il grasso in eccesso. Preparo il piatto e andrò a comporlo utilizzando anche dei pomodori verdi, piccoli pomodori verdi che andrò a tagliare finemente, del pecorino che andrò a fare delle piccole scaglie, l'insalata belga utilizzando magari solo le punte, per finire poi del pane carasau. Iniziamo a comporlo in questo modo: mettiamo la prima frittellina, due fettine pomodoro che andremo a salare, l'insalata belga, così, abbiamo anche del soncino che utilizziamo anche questo, così, del pecorino. Di seguito vado a mettere ancora la frittellina, pomodori verdi, sale, metto dell'insalata belga, il pecorino, qui del soncino, così. Per concludere, per finire, mettiamo l'ultima frittellina di bianchetti, andiamo a inserire anche del pane carasau che gli dà un po' di croccantezza al piatto, della polvere di farina di mandorle con del pane grattato tostato in forno, e per finire andiamo ad aggiungere del nero di seppia con dell'olio, andiamo a emulsionare. Andiamo a condire il tutto in questo modo con olio e nero di seppia.
Bene, concluso l'antipasto, anche per questa sera è tutto. Vi aspetto sul sito del Bobadilla, dove troverete il link per andare a vedere le ricette, e ci vediamo domenica prossima per la prossima ricetta al ristorante Privé Bobadilla Aperitivo Martino. Ciao a tutti!